Buonasera, ben ritrovati a tutti quanti con questa nuova imperdibile puntata di Tada. Oggi è mercoledì e dunque, come giorno della settimana, tutto quanto dedicato alla salute e al benessere del nostro corpo e della nostra mente. Lo sapete, sono strettamente connessi, ma non solo, perché il giorno di mercoledì è anche dedicato a quella che è la rubrica curata da Mercafir. Mercafir consiglia. Oggi ci sarà anche un argomento molto speciale, un frutto speciale amato da moltissimi, la fragola, che nasconde in sé anche tantissime proprietà che ci svelerà proprio il nostro Duccio Del Lungo nella seconda parte di Tada. Ma iniziamo subito con gli ospiti di quest'oggi, perché sono veramente tantissimi, come altrettanti del resto sono gli argomenti. Iniziamo dal nostro salottino, dove do il ben ritrovata alla dottoressa Alessia Pini. E buonasera. Con lei scopriremo quelli che sono i segreti, che poi tanti segreti non sono, ecco, per avere gambe perfette in vista dell'estate, e quindi la lotta alla cellulite, alle adiposità localizzate e tutti quelli che sono gli strumenti della medicina estetica per ovviare al problema, naturalmente. Alla mia destra, benvenuta a Patrizia Bartolini, con lei parleremo di anziani e ludopatia. Ben ritrovata la dottoressa Morgana Palomba. Buonasera dottoressa, per lei il bruxismo ovviamente come argomento. Benvenuta la dottoressa Giulia Napolitano. Buonasera. Che ci svelerà le caratteristiche dell'intestino felice, che altre non è che il nostro secondo cervello, molti lo chiamano così. Alla mia sinistra benvenuti al dottor Giuseppe Checcucci e alla dottoressa Marina Faccio, insieme fanno parte della stessa equipe, l'equipe di Sincro. Con loro parleremo di svariati problemi, dalla calcificazione della spalla al morbo di Dupuytren al tunnel carpale. Ancora a sinistra, benvenuto al dottor Francesco Marcheselli, osteopata e fisioterapista. L'importanza naturalmente del movimento per la lotta alla vita sedentaria, che ci sembra un grande nemico da sconfiggere per diverse problematiche. Ne è vero che si spalanchino le porte della mia coloratissima cucina, perché c'è di nuovo lui, Emanuele Callari. Mamma mia, l'hai fatta, buonasera a tutti. Buonasera, ben trovati. Che facciamo stasera in cucina? Stasera faremo un piatto molto genuino per la nostra salute, una tagliata di tonno fresco con broccoli arrostiti allo zenzero, ravanelli e crema di formaggio fresco. Ah, però, parblé, complimenti, ho già fame, grazie, grazie Emanuele, il nostro prego, chef a porter a preferito. Dopo. Ultimo, ma non certo per importanza, semplicemente per ordine di presentazione, diamo il ben ritrovato anche a Tiziano Martelli. Ciao Tiziano. Buonasera a tutti. Con la più invidiata di tutto lo studio, che si chiama Morgana, in questo caso non è la nostra dottoressa, ma è lei che si sottoporrà a questo massaggio californiano, di cui noi scopriremo le virtù e le modalità. Ma adesso è venuto il momento di sfogliare la prima pagina del nostro, vostro magazine, iniziando subito dal primo argomento. Io mi rivolgo al dottor Marcheselli, che è stato tra l'altro relatore di un convegno che c'è stato lo scorso 6 febbraio, con un tema molto interessante che fa parte di una serie di incontri molto importanti organizzati da Unicop Firenze, che hanno come tematica, lo sapete perché molte volte l'affrontiamo nel nostro studio, che è quella della dieta. Ma la dieta non in senso di stare a dieta per perdere peso, per sentirsi in forma con dei chili in meno, no, dieta intesa proprio nel senso letterale del termine, quindi stile di vita. E quando si parla di stile di vita si parla in questo caso di stile di vita sano. Il ciclo di incontri, l'alimentazione per una giusta attività fisica, ha fatto e farà ancora un'analisi puntuale e precisa dell'importanza del movimento all'interno appunto di questa famosa dieta e di questo stile di vita, dottore. Esatto, esatto, buonasera. Dunque, per quanto riguarda uno stile di vita sano e un'attività fisica, dobbiamo partire da un presupposto, ovvero che il nostro corpo, quindi ossa, muscoli e tendini, si rimodella quotidianamente sulla base degli stimoli che gli diamo. Bisogna quindi fare in modo di dare al proprio corpo, durante tutte le giornate, degli stimoli che siano corretti e il più possibile salutari. Per fare qualche esempio, per capirsi meglio, amo dividere, diciamo, questi stimoli in tre grosse categorie, che sono appunto l'alimentazione, lo stress e l'attività fisica. Per quanto riguarda l'alimentazione, la cosa più importante è evitare quelli che sono i cibi, diciamo, pro-infiammatori, poi immagino che si vedrà anche più avanti nel corso della puntata, andando quindi a ridurre quello che è il carico infiammatorio presente nel corpo. Quando ci si avvicina all'attività sportiva, se si ha una scorretta alimentazione,
automaticamente ci si predispone a quelle che possono essere problematiche come tendiniti, che non sono altro che delle infiammazioni appunto dei tendini e dei muscoli, proprio perché l'alimentazione pro-infiammatoria ha predisposto il terreno a questo tipo di problematica. Lo stress invece, il secondo capitolo, è fondamentale, diciamo, da tenere a bada, perché va a creare uno stato di tensione costante dei muscoli, favorendo problematiche come spasmi o contratture che possono dare far scaturire situazioni come per esempio il mal di schiena o il dolore cervicale. Certo. Infine, per quanto riguarda proprio l'attività fisica, si apre un grosso capitolo, che è quello dello stile di vita sedentario. Molte volte le persone si approcciano all'attività sportiva anche in maniera abbastanza intensa, avendo passato però le precedenti 8, 10, 12 ore sedute a una scrivania. Quando noi passiamo più di 8, appunto anche 14 ore tra divano e scrivania, è come se lanciassimo un messaggio ai nostri muscoli dicendogli: non ho bisogno di voi. Ecco, a quel punto arrivare a casa, cambiarsi le scarpe e pretendere di correre per 10, 15, 20 chilometri è assolutamente controindicato, perché si richiede l'attivazione di muscoli che si sono tenuti fermi fino a pochi minuti prima. Quindi bisogna stare attenti anche quando si parla di movimento, cioè l'approccio al movimento di una persona che fino a un certo periodo di tempo ha vissuto una vita sedentaria deve essere sicuramente graduale e ponderato a quelle che sono le sue esigenze e anche a quella che è la sua struttura fisica, così come le sue attitudini. Dopo continueremo a parlare anche del problema. Comunque ci pare di aver capito che anche in questo caso maledetto fu lo stress e il cortisolo che suscitò. Esatto. Veramente... dire così. Adesso invece io volgo la mia attenzione alla dottoressa Napolitano, perché insomma lo stress influisce notevolmente anche su quella che è la nostra... stavo per soffocare, ma non è successo. Ecco, parlando di stress. Parlando di stress appunto, su quella che è l'attività del nostro intestino. Sì. Allora dottoressa, innanzitutto l'intestino sappiamo da qualche tempo che viene anche chiamato come il secondo cervello. Come funziona quest'organo? E perché viene chiamato così? Ma in realtà, guarda, parlando di intestino faremo prima a dire come non funziona questo organo, perché in realtà quello che ci hanno raccontato dell'intestino era sempre una visione molto meccanicistica di questo organo, inteso solo come la parte centrale del nostro sistema digerente. In realtà quando si parla di intestino come secondo cervello si parla solo della parte centrale, ma quando io in particolare parlo di intestino felice parlo di tutto quanto l'apparato digerente. E questo perché non si può prendere soltanto una parte dell'apparato digerente, quale è l'intestino, separandolo da tutte le altre parti, che sono sempre tutte interconnesse e sempre tutte quante collegate tra loro. Il nostro intestino, quello che ci hanno fatto vedere a scuola, all'università, o insomma quello che ci hanno raccontato sempre, come dicevo prima, era questa visione molto meccanica. Quindi io introduco del cibo e questo cibo verrà processato con diverso tipo di reazioni chimiche attraverso lo stomaco e attraverso vari enzimi, verrà scisso in dei nutrienti e questi nutrienti verranno poi assorbiti a livello intestinale. Quindi quello che ci insegnava l'anatomia fino a poco tempo fa era soltanto l'idea che questo intestino servisse ad assorbire questi nutrienti, e finita lì. In realtà nell'intestino c'è un mondo, c'è tutto un mondo fatto di neuroni, fatto di batteri, fatto di vari tipi di connessioni, che sono delle connessioni che adesso sono state riscoperte, ma in realtà i primi studi sull'intestino come secondo cervello erano del 1917, quindi non è proprio l'altro ieri. E tutte queste connessioni che sono state trovate hanno aperto proprio le porte a un tipo di visione molto diversa dell'intestino, che è quello che vi voglio raccontare in questa puntata. L'intestino visto in maniera anche molto più emozionale. Vista in maniera molto più emotiva, perché sicuramente non si tratta solo di cervello visto come neuroni, ma anche di cervello visto come parte emotiva, soprattutto dal punto di vista del nostro umore, che secondo gli ultimi studi è molto influenzato dal benessere intestinale, proprio per il discorso che c'è la maggior parte della serotonina del nostro organismo viene prodotta proprio dall'intestino. Ah, ecco perché allora si parla di una stretta connection, no? Tra intestino e umore. E cervello, e quindi umore, come lo volete chiamare. Certo, questo è assolutamente solo un minuscolo estratto, un minuscolo tip delle grandi connessioni che ci sono tra cervello, umore e intestino,
che alla base ha sicuramente il discorso della serotonina, ma poi ha anche dei collegamenti neurali che collegano il nostro cervello più da un punto di vista primitivo, che relaziona l'intestino e il cervello con i meccanismi più primitivi, che erano quelli attacca e fuggi oppure rilassati e digerisci, che sono un po' dei sistemi primitivi ancora rimasti dentro di noi, che funzionano ancora molto molto bene. Adesso ovviamente non dobbiamo né attaccare né fuggire maggior parte delle volte, ma reagiamo allo stress ancora come se ci fosse davanti a noi un leone che ci vuole mangiare. Oddio, lo stress in alcuni casi potrebbe sembrare anche forse peggio. Sì, sicuramente. Dei leoni, però ci rendiamo conto proprio anche dalle parole della dottoressa Napolitano come ci sia questa connessione molto forte. Sì. Dopo continueremo a parlare di questo bello spazio che ci siamo dedicati sullo stress, l'intestino e quant'altro. Invece adesso cambiamo completamente argomento e la bella stagione si avvicina, come diciamo sempre nel nostro studio quando si parla di bella stagione. Quando si parla di bellezza e di salute, non è che si può pensare di avere un fisico perfetto a ridosso appunto della bella stagione. Bisognerebbe, diciamo così, usiamo il condizionale, lavorarci anzitempo. Bravissimo. E allora, la dottoressa Pini è qui per spiegarci, in quanto naturalmente medico estetico, quelli che sono i metodi che ci offre oggi, e sono veramente tanti, la medicina estetica per affrontare un po' di problemucci che noi tutte le donne abbiamo in modalità diverse, in consistenze diverse, ma che comunque ci sono. A iniziare proprio da lei, dalla famosissima, anzi famigerata, cellulite. Bravissima. Ma che cos'è, dottoressa, la cellulite? Spieghiamolo. Infatti, oggigiorno parliamo spesso di cellulite e chiamiamo cellulite tutto ciò che non ci piace delle nostre gambe, ma è importante fare un po' di chiarezza, proprio perché il termine cellulite è stato usato per tanti anni in maniera impropria. In realtà soltanto nel 1980 è stato identificato questo termine, proprio durante il congresso della Società Italiana di Medicina Estetica, che ha identificato questa entità clinica divisa in due grandissime forme: l'adiposità distrettuale, ovvero un accumulo di tessuto adiposo, e la PEFS, ovvero la panniculopatia ed ematofibrosclerotica. Questo parolone enorme che in realtà è una patologia vera e propria. Quindi, in caso di adiposità localizzata, se di piccole quantità è da considerarsi del tutto normale, perché fa parte di quelle che sono le caratteristiche sessuali femminili. Quando invece c'è una adiposità localizzata, distrettuale, di grande importanza, dovuta per esempio ad un accumulo di tessuto adiposo, un'iperplasia del tessuto adiposo, si può invece intervenire. Nel caso invece della panniculopatia ed ematofibrosclerotica, quella che volgarmente chiamiamo cellulite, è una vera e propria patologia. Si determina perché sotto c'è una patologia di base, ovvero una microangiopatia distrettuale, quindi una patologia vera e propria. Quindi è più importante, è più importante rispetto alla prima. Certo, e che cosa succede? Praticamente si ha la distruzione per infiammazione del tessuto adiposo. In questi casi spesso sono colpite delle giovani donne che hanno una familiarità importante per quella che è l'insufficienza veno-linfatica cronica, che porta proprio questa infiammazione del microcircolo fino alla distruzione del tessuto adiposo. Quindi è una patologia vera e propria e deve essere riconosciuta nelle sue forme iniziali, perché purtroppo, come tutte le patologie croniche, evolve nel tempo. Ecco, ci sono delle condizioni però che in qualche misura possono favorire anche l'insorgere della cellulite. Quali sono? Certo, sono tutti fattori scatenanti e aggravanti la cellulite. Tra questi sono delle posture scorrette. Se per esempio quando camminiamo appoggiamo più il peso su una gamba rispetto all'altra, si può favorire la stasi linfatica e poi l'infiammazione del tessuto adiposo da un lato. L'altro fattore scatenante è un aumento di peso importante, certo. Oppure la gravidanza, l'utilizzo di estroprogestini, le famose pillole anticoncezionali, oppure il fumo di sigaretta, la vita sedentaria e anche l'abbigliamento costrittivo, quando utilizziamo troppi abbigliamenti che stringono soprattutto a livello delle caviglie, degli arti inferiori, ma anche a livello dei fianchi. Ah, e le scarpe alte per noi donne, i cosiddetti tacchi, possono favorire in qualche misura l'insorgenza di quella che poi è una patologia? Certo, perché possono portare dei disturbi della postura e diminuire l'attività del microcircolo.
Ci sono anche buone notizie però sulla cellulite, perché mi diceva prima la dottoressa nel backstage che esiste anche una falsa cellulite, è vero o no? Bravissima, esiste una falsa cellulite, in realtà è data dallo scivolamento del tessuto per la forza di gravità, quindi non è una cellulite ma è uno scivolamento dei tessuti, si ha soprattutto a livello gluteo oppure a livello della zona degli arti inferiori, in modo particolare a livello dell'interno coscia oppure a livello dell'interno delle braccia. In questi casi cosa succede? Praticamente scivola il tessuto soltanto perché c'è un'ipotonia muscolare oppure un dimagrimento importante. In certi casi però può essere dovuto anche a dei trattamenti medici, fisioterapici o estetici fatti in modo scorretto. Ecco, quindi è sempre più importante, noi lo sottolineiamo, rivolgersi a specialisti qualificati qualora si tratti appunto di patologie, qualora appunto si tratti di ambiti medici, cioè per ambiti medici, per ambiti di salute si va dal medico e si segue naturalmente quello che ci dice in seguito ovviamente alla diagnosi. Grazie dottoressa Pini, non è finita qui perché dopo continueremo a parlare di quelli che sono proprio dal vivo, quindi nella loro specificità, i metodi proposti dal SIME, che cos'è dalla SIME anzi, la Società Italiana di Medici Estetici o di Medicina Estetica, che ha appunto tutta una serie, ha indicato precisamente tutta una serie di metodi per affrontare il problema cellulite. Verissimo. E che la dottoressa Pini ci spiegherà. Grazie dottoressa. Allora, rimaniamo sempre in ambito medico ma cambiamo completamente argomento. Adesso io rivolgo la mia attenzione al dottor Giuseppe Checucci, che è specialista in ortopedia e traumatologia, specialista in chirurgia della mano e microchirurgia, dirigente di primo livello al CTO, coordinatore del gruppo Simcro. Perché noi, prima di iniziare a parlare di quelle che sono appunto le patologie in questo ambito, dobbiamo però inquadrare che cos'è questo Simcro. Si qualifica appunto come un'equipe di medici con delle specializzazioni importanti. Prego, dottore. Sì, allora, tutto nasce dall'esperienza di 20 anni passati appunto al CTO a Firenze, in cui abbiamo appreso, capito che la parte chirurgica è molto molto importante, però al paziente è necessario non presentare solo l'aspetto chirurgico ma anche quello che viene prima, quindi tutta la parte diagnostica e tutto quello che viene dopo, quindi anche la fisioterapia. Nasce quindi Simcro, all'interno della quale ci sono tutte queste figure, quindi abbiamo il neurologo a cui indirizziamo tutte le nostre diagnosi per problemi tipo il tunnel carpale, la parte chirurgica ovviamente, in cui c'è lo specialista della mano, chirurgia della mano, gomito e spalla, oppure anche i fisioterapisti, in cui sono in grado di effettuare dei tutori per la mano. Certo. Tutto all'interno della stessa struttura, tutto all'interno diciamo di un sistema in cui ci sono dei protocolli omogenei. Certo. Anche questa sembra una cosa banale, ma in verità spesso il chirurgo opera il paziente e poi lo invia sul territorio e spesso non sappiamo bene chi poi farà il tutore, chi poi lo farà la riabilitazione e chi lo seguirà nel periodo post-chirurgico. Ecco, Simcro nasce proprio per dare una risposta al paziente, una risposta completa alle problematiche della chirurgia della mano, dei problemi della mano, gomito e spalla, quindi esclusivamente legate a questo distretto. Ecco, quindi è molto importante capire bene il concetto di equipe che sta dietro. Bravissimo. Un po' quella quindi che è l'organizzazione e la centralità al tempo stesso del paziente che viene seguito nella totalità di quello che poi è l'intervento e il post-intervento. Una volta che abbiamo chiarito questo, ci addentriamo adesso in quella che è la prima patologia che oggi analizzeremo e trattasi appunto, noi abbiamo scelto come argomento insieme al dottore, le calcificazioni di spalla. Allora dottore, primariamente che cosa sono e poi insomma ne analizziamo in toto, come certo. Se fossimo un'equipe anche qui. Certo, ecco. Certo. Allora, innanzitutto i sintomi. Sostanzialmente quando è presente una calcificazione nella spalla, la calcificazione fa male. La calcificazione è all'interno del tendine e in alcuni momenti della sua evoluzione tende ad infiammarsi. La diagnosi è molto semplice, a parte la sintomatologia dolorosa, ma si fa semplicemente con una radiografia o una ecografia.
quindi il paziente arriva poi dal chirurgo e bisogna valutare cosa si può fare. Ecco, vediamo sul monitor la radiografia prima con la spalla con la calcificazione prima del trattamento. Fino a qualche anno fa, diciamo, questo tipo di calcificazioni venivano trattate con la chirurgia, quindi prima addirittura la chirurgia aperta, adesso con la chirurgia artroscopica. Adesso invece abbiamo questa soluzione, che è una soluzione ambulatoriale. Quindi meno invasiva. Molto meno invasivo, non è un intervento, non ci sono esami preoperatori da fare, non c'è immobilizzazione post-chirurgica. Viene effettuata in ambiente ambulatoriale insieme appunto al radiologo, tornando al discorso dell'equipe, che ti individua la calcificazione dall'esterno e il chirurgo con un ago riesce a svuotare la calcificazione. Questo avviene in anestesia locale, ma non ci sono cose particolari da fare. Ecco, queste controindicazioni. Ecco, giustamente. Comunque, questa è la fase giustamente in cui si cerca di svuotare la calcificazione, il liquido è trasparente, eccolo, adesso viene asportata la calcificazione e ovviamente deve essere fatta diverse volte, dipende un po' dalle dimensioni della calcificazione, tutto il trattamento dura un quarto d'ora e il paziente ovviamente poi se ne va con le proprie gambe. Va sicuramente meglio. Anche perché dobbiamo dire che la calcificazione della spalla comporta delle problematiche proprio a livello funzionale, oltre che tanto dolore. Certo. Pur non essendo una cosa grave, spesso e volentieri il paziente si preoccupa da una parte, ma poi si reca anche il pronto soccorso da quanto è forte e intenso il dolore. Quindi già questo gli impedisce non solo di andare a lavorare, ma spesso anche semplicemente mangiare, nutrirsi, quindi fare proprio le mobilità. Riduce la mobilità e poi inabilità al lavoro, che è molto importante. Tra l'altro colpisce con frequenza giovani e adulti tra i 30 e i 60 anni, per cui immaginate che l'arco è proprio quello. Grazie dottore, dopo continueremo anche con l'altra dottoressa che fa parte naturalmente della vostra equip ad analizzare altre problematiche in merito. Adesso invece io vado dalla fortunatella laggiù dello studio, perché qui si parla di patologie, di cellulite, patologia anch'essa, l'abbiamo detto, e di altre amenità tra molte virgolette, perché amenità ovviamente non sono. Ciao, tutto bene? Dopo vengo anche da te e io raggiungo Tiziano Martelli. Buonasera Francesca. Morgana, ce la siamo già giocata dall'inizio della trasmissione, anche prima. Allora, con Tiziano cercheremo di delineare quelle che sono le caratteristiche del massaggio californiano, Ok, il massaggio californiano in realtà è un massaggio molto 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 recente. La sua nascita all'incirca è alla fine degli anni 60, inizi degli anni 70. Nasce dal bisogno di un'equipe medica insieme a terapisti e massaggiatori di ristabilire quello che già mancava a quei tempi e manca ad oggi tuttora, ovvero il contatto fortemente umano. Quindi nascono questi protocolli che in realtà inizialmente vengono fatti da dei gruppi. Il massaggio si è evoluto dopo in realtà e vengono stabiliti per dei gruppi che devono superare delle grosse difficoltà psicologiche. Esempio fra tutti, i reduci della guerra del Vietnam, che comunque tornavano dalla guerra molto provati, mutilati, e avevano necessità di ristabilire il contatto non solo con la propria psiche, ma letteralmente con il proprio corpo. Allora io dovrei fare, fatemi capire, almeno una volta alla settimana un massaggio californiano dopo tutte le dirette che faccio per rientrare in quelli che sono, diciamo, i canoni della mia esistenza fuori da questo studio. No, si scherza. Comunque è sicuramente un massaggio che va a, diciamo così, a incidere, no? Ad abbassare quelli che sono i livelli di stress e di affaticamento fisico e mentale. Va a incidere notevolmente, perché attraverso il tocco l'operatore
pone l'attenzione del ricevente non sulla sua mente, ma bensì sulle sensazioni che prova, andando così a ristabilire quello che sono letteralmente le percezioni del corpo della persona. Ecco, quindi, ma hai detto dopo la guerra del Vietnam, praticamente, come sì, indicazione veramente storica? Esatto, come indicazione veramente storica c'è questo, fondamentalmente. Ma bene, loro erano quelli più provati, è per questo che sono stati inseriti all'interno di questo, di questi centri. No, come... io lei la vedo particolarmente provata, Dalmasa. Ciao, ciao a tutti. Beata lei, quanto si invidio, se non, invidia buona, ma trattasi di invidia, anche se non dovrebbe, diciamo, una ammirazione, una volontà di mettersi nei panni altrui, un'empatia particolare, una voglia di essere empatico. No, non si può, lo so, non devo condurre. Niente. Bene, dopo mi spiegherai proprio dove vai a agire, in quali punti del corpo, perché sappiamo sì, che il nostro corpo è un po' una mappa, no? Anche di quelli che sono i nostri stati mentali, i nostri stati nervosi. Si dice, no, che per esempio quando uno è molto affaticato, molto preoccupato, che le preoccupazioni si fermano qua sulle spalle. È un modo di dire che avevano naturalmente esatto i nostri nonni, ma che poi in realtà è così. Grazie Tiziano, ci vediamo dopo. Pit stop d'obbligo in cucina. Cos'è? Perché fai così? È il mio vestitino che oggi ti il vestitino che è bellino, eh? Bellino, vero? Sì. Ti piace? Sì, sì. Insomma, che è un po' di moda anche oggi. Bello, allora, sì, mentre tu spieghi qualcosa ai nostri amici e alle nostre amiche a casa, ovviamente sulla ricetta che andrai a realizzare nella terza e ultima parte di Tada, io cosa ti farò? Un bel caffè. Bravo, perspicace e attento. Vai. Oggi vi proporrò una tagliata di tonno con broccoli arrostiti allo zenzero, ravanelli e una crema di formaggio. Praticamente andremo a non sconvolgere la cottura né del tonno né del broccolo, quindi non andiamo a fare una cottura diretta con l'olio, ma andremo ad arrostire senza olio, quindi useremo l'olio a crudo perché sia una cucina più genuina per il nostro corpo. Quindi lighter. 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 Yeah. You speak very English. Yes, of course. I have to. Tieni. Thank you very much. Ok. Grazie. Ciao caro. Ciao, a dopo. Allora, io adesso invece cambio nuovamente argomento e parliamo con Patrizia Bartolini del progetto Anziani e Ludopatia, metodi di contrasto. Signora Patrizia, ci spiega che cos'è questo progetto così importante, in che cosa consiste, quali sono i soggetti coinvolti? Allora, noi è un progetto finanziato dalla Regione Toscana e riguarda le associazioni di volontariato che fanno capo ad ADA. ADA è un'associazione appunto per i diritti degli anziani che ha una rete provinciale, una rete regionale e una rete nazionale. Insieme ad Acudipa, che è un'altra associazione, ho detto tante volte associazione per la cura delle dipendenze patologiche, abbiamo cercato di analizzare il fenomeno che purtroppo, quello del gioco d'azzardo e della ludopatia, che attraversa tutte le fasce sociali e non l'ultima anche la fascia degli anziani. Io vengo da una città che è come quella di Prato, che credo sia la prima o la seconda città in cui si gioca di più e si gioca di più alle macchinette. Ludopatia in quanto anziani che giocano in continuazione, ossia non giocano saltuariamente, ma giocano in maniera compulsiva. Abbiamo fatto questo progetto, la Regione Toscana ce l'ha approvato e noi abbiamo pensato di partire da Prato per riunire Prato, Firenze e Pistoia, poi la costa, e abbiamo già fatto un altro intervento a Pisa e raccoglieva le ADA di Livorno, Pisa e Massa Carrara. Ne faremo un altro a Chiusi e un altro ne faremo a Arezzo per concludere. Che cosa ci proponiamo? Proponiamo di formare persone anziane che noi generalmente, che fanno parte delle nostre attività provinciali, in una formazione che li prepari poi un domani ad aprire degli sportelli che siano di informazione per tutta la popolazione, anziana o meno. Abbiamo formato in questi due primi eventi anche personale sociosanitario, sia delle ASL sia privati, psicologi, infermieri, educatori, che insieme ci possano aiutare poi a aprire questi sportelli, e questa sarà la seconda fase del progetto.
pensiamo di inserirci in una lotta alla droga in generale. Noi siamo un'associazione che fa parte appunto di Acudipa, che lavora a livello nazionale. Siamo convinti che comunque drogarsi fa male, in qualsiasi tipo, in qualsiasi modalità, e anche il gioco purtroppo fa parte delle dipendenze. Fino a pochi anni fa il gioco non veniva considerato una dipendenza. Però il gioco patologico, si può dire, è stato analizzato in letteratura, non in sociologia ma in letteratura, già a cominciare da Dostoevskij, il quale era un grandissimo giocatore che spendeva ancora prima, scriveva per poter giocare e riceveva e riscuoteva ancora prima di poter di consegnare il proprio manoscritto. Consiglio a tutti di leggere Il giocatore di Dostoevskij e partire da lì e analizzare un po' quella che è la realtà attuale. Purtroppo, girando semplicemente anche come persone cosiddette normali, tra virgolette, se si va in una tabaccheria si vede anziani apparentemente dimessi che giocano la pensione. Ogni tanto c'è giocano in continuazione anche nella famosa lotteria, quella immediata, no? Quella del gratta e vinci, anche quella è una dipendenza. Per fortuna in questo caso esiste una legislazione molto recente che obbliga gli esercizi, gli esercenti appunto che distribuiscono questo tipo di lotterie, no? Ad indicare che comunque, come un po' succede per le sigarette, da qualche tempo a posti ai gratta e vinci per esempio si vede scritto che abusarne rappresenta comunque sia una patologia. È sicuramente un passo in avanti quello di ammettere che l'uso, l'abuso, la compulsività legata a questi giochi, perché alla fine sono questi, ludopatia, il termine deriva anche da quello, sono giochi, ma come tutte le cose, quando si esagera possono comportare dei disagi che non solo sono a livello psichico o psicologico. Ricordiamoci che ci sono molte persone che per la ludopatia si sono a dir proprio rovinate, perché hanno sperperato la qualunque appunto per questo vizio, perché il gioco è un vizio. Grazie per averci presentato qui questo progetto importante, volto naturalmente ad obiettivi ancora più grandi di quello che è il progetto di se stesso. Adesso giriamo nuovamente pagina, lo facciamo con la dottoressa Morgana Palomba, che noi ringraziamo di essere qui anche oggi, che per noi ha deciso di affrontare l'argomento del bruxismo. Anche qui ci pare, da quello che leggiamo, da quello che sentiamo, assai diffuso negli ultimi tempi. Ma, dottoressa, primariamente che cos'è il bruxismo? Il bruxismo è una contrazione muscolare involontaria che avviene generalmente durante la notte ed è causata da un serramento e digrignamento dei denti. Normalmente durante questo fenomeno, che appunto avviene durante la notte, il soggetto non è consapevole di quello che accade, ma al mattino, al risveglio, un campanellino d'allarme può essere quello di dolore alla mandibola e ai denti. Solitamente questo fenomeno viene un po' sottovalutato dal paziente stesso, perché in realtà attribuisce a episodi, diciamo, non generalmente collegati al bruxismo questo fenomeno, ma quando inizia a diventare un po' più cronico si può arrivare anche a perdita dello smalto, anche nei casi più gravi a rottura dei denti, che però vedremo successivamente cosa succede. Ora questo deve essere il paziente, deve essere proprio... Non facciamo le catastrofiche subito, sì, esatto, però comunque dobbiamo fare come il bugiardino un po' qui. Avete presente i bugiardini, vengono chiamati così, che sono le indicazioni, certo, le controindicazioni, il foglietto illustrativo. Chiamato così, bugiardino nel gergo popolare. Esatto. Quindi dobbiamo presentarvi ovviamente la forma più lieve, ma anche giustamente l'estremo. Non è così insolito che il dentista, quando effettua una visita odontoiatrica, si renda già conto che ci sono delle carie. Per esempio, sono un esempio di persona alla quale metteranno un apparecchio mobile, non mi vergogno a dirlo, proprio per questo problema che ho del bruxismo, perché probabilmente la notte... Non te ne accorgi, perché solitamente se ne accorge chi è accanto alla persona, perché glielo fa riferimento la mattina, dice forse ieri sera hai serrato molto i denti, altrimenti se il paziente non se ne rende conto va avanti così, se non ha dei fenomeni importanti di come sintomi a livello dei dolori molto importanti alla mandibola, per esempio. Tutto nacque da un mio problema che avevo sempre male qui, quello può essere anche un disallineamento delle arcate, non si sa sicuramente le cose sono
sono migliorate, ecco, bene, diciamo così. Quindi alla fine abbiamo capito che era per questo. Sì, esatto, davvero. È quello. Quindi, dicevo, il dentista può, attraverso una visita normale, rendersi conto che ci sono delle carie, i denti sono usurati, spesso si va verso una lenta progressione di... I denti si consumano nel corso del tempo, certo, quindi è bene intervenire subito, perché anche nei casi più gravi anche l'osso alveolare può essere distrutto in qualche modo, danneggiato, e ci possono essere delle patologie importanti a carico delle gengive. Generalmente questa situazione attraverso un tracciato dell'encefalogramma è più evidenziato nella seconda parte del sonno, quindi non nel sonno REM, che è la prima, è proprio nella seconda fase. Quella più leggera. Sì, esatto. I motivi possono essere diversi, poi magari li vedremo. Sicuramente il 20% della popolazione a oggi soffre di bruxismo, e la causa principale, sicuramente, ritorniamo sempre allo stress, lo stress. Questo cortisolo che si incontrano... che si automanifestano tra di loro, sono veramente deleteri su tutti i campi. Come si fa? Comunque è la malattia, la chiamano la malattia del nostro tempo, insieme alle ansie. Ma è esattamente come l'altra volta abbiamo parlato del reflusso gastrico, di solito vanno anche di pari passo, certo, perché proprio durante la fase del sonno, quando uno pensa di abbandonarsi alla tranquillità, rivengono tutti i pensieri, tutte le ansie, tutti gli stress che, certo, si manifestano con questa contrazione muscolare. Paradossalmente è un paradosso, no? Quando uno si scarica dalle cose, sì, che fa frequentemente, quasi anche in maniera ripetitiva, robotica, o comunque da grossi stress, poi dopo sta pure peggio, perché sì, esatto, è una situazione comunque sia di instabilità, no? C'è una sorta di disequilibrio, chiamano anche lo stress un sinonimo di disequilibrio, sì, mentale, corporeo, insomma ci sono varie interpretazioni a riguardo. Dopo con la dottoressa continueremo a parlare, facendo magari anche un'elencazione ancora più specifica di quelli che sono i sintomi, oltre ovviamente al fatto di grignare i denti e quant'altro, e quali sono le cause, oltre anche ovviamente lo stress. Grazie dottoressa. Grazie. Palomba, torniamo a parlare invece con il dottor Marcheselli, sempre per quanto riguarda, riprendiamo le fila, no? Del primo intervento, questa serie di incontri di cui naturalmente il dottore è uno dei curatori, tra cui un incontro che c'è stato appunto a febbraio, e prime di febbraio, con il tema l'alimentazione per una giusta attività fisica, che sta naturalmente a dimostrare la forte interconnessione tra quella che è l'alimentazione sana ed equilibrata, quello che è l'aiuto e il supporto reciproco all'attività sportiva, che comunque ci deve essere, perché abbiamo capito che la sedentarietà è nemica della salute. Certo, assolutamente. Noi del Centro di Medicina Osteopatica ringraziamo la COP per questa possibilità che ci ha dato di questi incontri di cui abbiamo parlato, perché il nostro scopo è quello di favorire un processo nelle persone di conoscenza della propria salute, affinché possano interessarsi a questa per mantenerla e non interessarsi alla propria salute solamente per recuperarla una volta persa. Quindi questi incontri, ci piace approfondire questi argomenti per riuscire proprio a spiegare alle persone come funziona il proprio corpo e come salvaguardarsi da quelle che sono cattive abitudini che possono a lungo andare portare a problematiche di varia natura, da quella muscoloscheletrica ad altri tipi di problematiche di cui abbiamo parlato anche tutt'oggi, per esempio legate allo stress. Ecco, l'eccesso da una parte e dall'altra, quindi l'eccesso di sedentarietà, come anche l'eccesso di movimento, qualora naturalmente l'attività sportiva non sia di tipo agonistico, perché allora in quel caso si parla di atleti e non più di persone normali, è sempre sbagliato in ogni caso, perché in ogni caso può comportare delle problematiche. Certo, il problema nasce sempre da quando ci si approccia a un eccesso di attività sportiva, per esempio senza la giusta preparazione, perché a quel punto si chiede uno sforzo al proprio corpo senza che lo si sia reso in grado di poterlo sopportare. Quindi l'eccesso di sedentarietà e l'eccesso di attività fisica sono ovviamente tutte e due nemici della salute. Ecco, quindi bisogna stare molto attenti nell'uno e nell'altro senso. Si diceva proprio che l'attività fisica deve essere un'attività oltre che calibrata, dunque ponderata su quelle che sono le attitudini della persona, la sua fisicità, le sue abitudini, la sua
alimentazione non può mai prescindere da un'analisi attenta anche posturale. Sì, esatto. Per esempio, quando le persone si approcciano all'attività sportiva, l'osteopata è una figura di riferimento che può essere molto d'aiuto, perché va con la sua valutazione a individuare quelle che sono le zone del corpo che sono o in sovraccarico o eccessivamente tese o rigide, che possono alterare il gesto sportivo. Basti pensare che io per esempio gioco a pallacanestro e nel basket si dice che una buona dinamica di tiro parte dall'appoggio dei piedi, quindi tutto il corpo è coinvolto in un gesto atletico. Viene da sé che quindi se io mi trovassi a fare un allenamento anche 4-5 volte a settimana con una schiena rigida, ovviamente il mio gesto sportivo ne risentirà sia come efficacia ma a lungo andare anche come salute per la predisposizione a favorire determinate infiammazioni in altre aree del corpo. Per un'attività fisica giusta, che quindi corrisponde a uno stile di vita sano, quanto è importante l'alimentazione di supporto? Cioè anche l'alimentazione deve essere calibrata al tipo di attività che si vuole svolgere? Assolutamente, sì. In questo caso ci sono figure di riferimento, come possono essere nutrizionisti, per esempio, che possono dare quella che è un'alimentazione tarata sulla persona, sulle proprie esigenze, certo, sulle proprie caratteristiche e su quelle che sono le richieste, anche metaboliche, che la persona si trova ad affrontare durante una giornata. Sconsiglio, ma questo penso che sia, lo sappiano tutti, ecco, quelle che sono diete fai da te o situazioni dove le persone senza alcun tipo di conoscenza in merito possono permettersi di assumere alimenti o integratori senza alcun tipo di cognizione, ecco. Ma anche sulla figura, per esempio, del personal trainer, no? Oggi va di moda, è un po' come sono tutti personal trainer all'improvviso. No, anche il personal trainer è un'altra figura importante, perché a lui magari affidiamo quella che è il nostro esercizio fisico, il nostro allenamento per tenerci così in forma. Anche quella deve essere una figura qualificata. Dico questo perché gli incontri che avete fatto grazie a Unicoop Firenze sono stati incontri di concerto tra diverse figure professionali. In questo caso abbiamo il dottor Marcheselli, che rappresenta fisioterapista e osteopata, però ha fatto la relazione appunto su questo argomento insieme ad altri nutrizionisti e altre figure professionali, come anche i personal trainer qualificati. Ricordatevi sempre che non ci si improvvisa in nessun campo, e quando poi si parla di salute non esiste, bisogna avere un approccio, un metodo che io oserei dire quasi scientifico, no? Nell'approcciarsi a quelle che sono veramente le figure professionali di riferimento, non scordatevelo mai. Quello che amo dire, diciamo, anche ai miei pazienti quando si approcciano all'attività sportiva è che gli sportivi professionisti hanno un'equipe di diverse figure professionali che li segue nel minimo dettaglio. Noi persone, tra virgolette, comuni pensiamo di non aver bisogno di queste figure professionali, ed è qui l'errore, perché una persona che ha uno stile di vita diviso tra il lavoro e lo sport ha delle due maggior bisogno di figure che lo seguano in questa doppia vita, diciamo. Certo, è molto molto importante. L'improvvisazione in questo caso non è mai cosa positiva. Grazie al dottor Marcheselli. Signora Patrizia, dove vi troviamo per sapere quello che è il programma degli incontri? C'è un sito dove possiamo andare? Sì, basta guardare il sito di ADA regionale e ci sono un po' tutti gli incontri, e poi a tutte le ADA, in ogni provincia toscana c'è un ADA. Cercare il numero e chiamare e avete informazioni su tutto, diciamo, su tutto questo primo progetto. È un progetto che serve a informare e a sensibilizzare. Nella seconda parte cercheremo di fare qualche cosa di più costruttivo, creando proprio questi sportelli. Ecco, grazie alla signora. Noi praticamente abbiamo pressoché concluso la nostra prima parte di Tada, come dico sempre io qui nella nostra trasmissione, il tempus fugit, più che mai, corroboriamo, ci usiamo ancora un po', noi adesso andiamo in fascia, giusto qualche minuto, e poi continueremo oggi ad approfondire le tematiche che finora vi ho presentato. Ci vediamo tra poco, state lì, perché Tada ovviamente continua. È
Eccoci di nuovo insieme, rigorosamente in diretta con Tadà, seconda parte, e noi approfondiremo ancora, quindi non ci sarà un turnover in studio, approfondiremo alcuni degli argomenti che abbiamo trattato fin da qui. Riniziamo il nostro giro, la nostra seconda parte, con la dottoressa Palomba, avendo introdotto già nella prima quella che è la problematica del bruxismo. Allora, dottoressa Palomba, cerchiamo di indicare però anche tutti quelli che sono i sintomi in maniera ancora più specifica, sintomi e poi magari quelle che sono le cause che ovviamente stanno dietro la sintomatologia. Allora, i sintomi sono di diversi, quindi abbiamo detto mal di denti, male alla mandibola nei casi molto lievi. Quando il disturbo va avanti nel tempo e non viene trattato, possiamo arrivare a cefalee molto forti, a mal di testa quindi frequenti, male alla cervicale, lo smalto dei denti si consuma, i denti si usurano, e quindi fino ad arrivare a rottura e caduta dei denti se appunto, come dicevo prima, tutta questa problematica non viene trattata. Solitamente il paziente dovrebbe allarmarsi di fronte al fatto, cioè a parte davanti a questi sintomi, anche di fronte al fatto che generalmente il male alla cervicale può essere un sintomo molto comune, che spesso però, se non è individuato correttamente, magari l'ortopedico di riferimento, il fisiatra, non capisce esattamente che si tratta di questo. Sicuramente è un fenomeno da non sottovalutare, è importante rivolgersi sempre a specialisti. Se siamo in presenza di questo disturbo, recarsi assolutamente dall'odontoiatra, perché l'odontoiatra tramite una visita valuterà lo stato dei denti e deciderà di mettere un bite che servirà proprio per ammortizzare la forza di carico che si viene a sviluppare tra l'arcata superiore e l'arcata inferiore dei denti. Quindi già questo può essere un primo supporto iniziale. Poi dopo cercheremo di analizzare anche quelli che sono altri approcci di risoluzione, sì, naturalmente, di quello che sembra essere un problema, abbiamo detto, diffusissimo. Da che cosa si vede, oltre che dalla lettura delle varie riviste mediche e non della diffusione del bruxismo? Si vede dalla quantità di pubblicità che arrivano, no, in televisione, fanno ovviamente delle indagini di mercato, tutti lo sappiamo, quando ci sono dei messaggi promozionali, delle pubblicità in televisione, sui giornali, eccetera, quindi vedendo che sono aumentate anche in questo senso la pubblicità dei dispositivi che si vendono anche in farmacia per il bruxismo, si capisce che è un problema diffuso. C'è da dire che comunque la problematica non è soltanto di natura psicologica, quindi sicuramente c'è una forte componente di stress, quindi lo stress, una situazione emotiva difficile, una situazione in cui siamo arrabbiati, non ce ne rendiamo conto, scarichiamo così durante la notte, ma ci può essere appunto anche un disallineamento tra le due arcate, ci può essere il continuo abuso di sostanze farmacologiche come stupefacenti anche o antidepressivi, oppure magari fumare, bere tè, caffè prima di andare a letto, quindi sostanze eccitanti possono provocare il bruxismo, quindi meglio evitare a cavallo delle ore prima di andare a dormire tutti quei cibi che contrastano il favorire nel sonno naturale, ecco, come si dice, che è molto importante. Anche lì è una fase, direi, culmine, no, della nostra esistenza, perché poi se si dorme male nascono un sacco di problematiche, oltre naturalmente a quella del bruxismo. Grazie alla dottoressa Palomba, continueremo a parlarne successivamente. Adesso invece riapriamo la pagina di oggi dedicata appunto all'ortopedia e alla traumatologia, ci concentriamo su quello che sono gli arti superiori, come ha detto giustamente prima il dottor Checcucci. Questa volta invece mi rivolgo alla dottoressa Faccio. Anche lei, dottoressa, fa parte dell'equipe Sincro, specialista ovviamente in ortopedia e traumatologia. Dottoressa, sì, affrontiamo un'altra problematica. Allora, quello che viene chiamato morbo di Dupuytren. Che cos'è? Chi colpisce? Quali sono i soggetti maggiormente a rischio? Sì, il morbo di Dupuytren è una malattia che riguarda ovviamente la mano e prende il suo nome dallo scopritore, che fu Guillaume Dupuytren, che era un medico francese, tra l'altro anche di Napoleone Bonaparte. Si tratta, come potete vedere dall'immagine, poi andremo più
nel dettaglio di un ispessimento della fascia che riveste il palmo e le dita, cioè la fascia palmare e il canale digitale, la fascia digitale. Trattasi di una struttura fibrosa, complessa, formata da diverse bande orizzontali e verticali, per renderla un pochettino più semplice, che ha la funzione sia di protezione delle strutture più importanti all'interno della mano, vale a dire dei vasi, quindi delle arterie, dei nervi, dei muscoli, dei tendini, sia una funzione di sostegno, cioè grazie alla presenza di questa fascia noi riusciamo a effettuare sia le prese fini, quindi le prese più precise, sia le prese di forza, le prese più grandi. Il Dupuy Tren appunto è caratterizzato da un ispessimento di questa fascia che comporta la retrazione di una o più dita, quindi con l'impossibilità all'estensione delle dita stesse. E in figura potete vedere un caso bilaterale di Dupuy Tren a uno stadio molto avanzato. Diciamo che a livello sintomatologico il paziente non ha dolore generalmente, ma ha dei deficit funzionali importanti, cioè comunque ha delle limitazioni anche in attività della vita quotidiana che sono semplici e appunto di tutti i giorni, come lavarsi il volto piuttosto che mettersi le mani in tasca. Risulta difficoltoso avendo uno più dita flesse, quindi sicuramente rappresenta una limitazione funzionale anche poi lavorativa o per le attività manuali. Come si fa la diagnosi di questo morbo? Allora, la diagnosi per un chirurgo della mano è molto semplice, è una diagnosi prettamente clinica, quindi con la visita ambulatoriale solitamente si giunge alla diagnosi. A volte sono necessari degli esami diagnostici più specifici, quindi come ad esempio una radiografia, un'ecografia di approfondimento, poiché appunto in questi casi, soprattutto appunto nei casi un attimino più avanzati con una rigidità che si porta dietro da parecchio tempo, la radiografia potrebbe essere utile per discriminare quindi altre patologie concomitanti, come ad esempio appunto una retrazione capsulare o dei legamenti piuttosto che una degenerazione articolare, quindi cambia poi il tipo di trattamento da attuare, certo. O un'ecografia nei casi appunto di sospetto di un'altra diagnosi, quindi si chiama di diagnosi differenziale. È vero che per capire dal paziente quando è il momento di andare dal chirurgo e quindi di intervenire su quello, sì, che è il problema, si fa un test chiamato test del tavolo? Sì, esattamente, è un test molto semplice che consiste nell'appoggiare la mano, quindi nel versante palmare, su una superficie piana come appunto quella di un tavolo. Se non è più possibile appoggiare completamente la mano, poiché uno o più dita sono flesse, allora questo è il momento di intervenire e quindi è il momento, insomma, in cui il paziente deve recarsi dal chirurgo della mano. In realtà nella fase precocissima della malattia vi è la formazione di alcuni noduli a livello palmare, nonostante non ci sia la flessione delle dita. Qui siamo in uno stadio appunto iniziale. Ecco. Anche in questo stadio comunque è consigliato ovviamente al paziente di recarsi dal chirurgo della mano, innanzitutto per fare la diagnosi e quindi per dare degli strumenti al paziente di monitoraggio della patologia stessa. E anche di cura, no? Certo. Perché sì, poi ci sono due metodiche. Sì. Una che è più invasiva, se non sbaglio, e poi ce n'è una invece che è mini-invasiva. Ecco, esattamente. Distinguiamole, parliamone perché è importante. Sì, allora, esiste la tecnica chirurgica tradizionale che prevede appunto la cosiddetta fascectomia, cioè l'asportazione del tessuto patologico. Ovviamente, essendo una tecnica chirurgica open, quindi a cielo aperto, prevede l'incisura lungo i raggi digitali interessati e quindi l'asportazione poi dei cordoni patologici. La tecnica invece mini-invasiva è basata appunto sull'utilizzo della collagenasi, che è un enzima batterico, quindi deriva da un batterio che si chiama Clostridium histolyticum e ha la funzione di sciogliere la corda patologica. Quindi in questo caso non utilizziamo il bisturi, ma semplicemente effettuiamo
3 o 4 iniezioni lungo il cordone patologico in regime ambulatoriale, quindi il paziente viene a visita, si fanno queste 3-4 infiltrazioni, si fa una medicazione leggera, torna a casa e dopo un paio di giorni procediamo invece alla trazione in sala operatoria. Quindi c'è un follow up anche minore, no? Sì, no, e poi soprattutto non si usa il bisturi, cioè una tecnica completamente chiusa, quindi si evitano, diciamo, le complicanze legate alla guarigione della ferita. E risulta essere efficace e affidabile. C'è ancora dei piccoli studi sulla recidiva, però insomma sì, è abbastanza importante che ci sia appunto una tecnica che garantisca anche un ritorno al lavoro magari nei tempi più brevi possibili. Esattamente. Capite che è diverso dalla chirurgia invasiva. Tradizionale. Grazie dottoressa. Io invece torno dalla dottoressa Pini nel salottino per queste gambe da fenicottero. O il più vicino possibile alle gambe da fenicottero naturalmente per questa estate. Prima abbiamo parlato della problematica legata alla cellulite, quindi la cellulite più grave, meno grave, la cellulite invece falsa che per fortuna c'è, esiste, quindi è più facile da debellare qualora naturalmente sia diagnosticata da un medico, perché anche qui la figura del medico è assolutamente centrale. E ora, cara la mia dottoressa Pini, come nostra consuetudine, dobbiamo però parlare dei metodi o delle metodologie affermate con forza dalla SIME, la Società Italiana di Medicina Estetica, per garantire che cosa? Non solo il debellamento di quella che è la cellulite, ma anche la maggior o massima sicurezza degli interventi, tra virgolette, che vengono effettuati dal medico estetico, e sottolineo dal medico estetico, per debellare il fenomeno. Prego, dottoressa. Infatti, in genere i nostri pazienti sono tutti pazienti sani, quindi la cosa fondamentale è non nuocere a questi pazienti. Per questo, proprio in accordo con la Società Italiana di Medicina Estetica e la Scuola di Medicina Estetica della Fondazione Nazionale Fate Bene Fratelli, noi medici SIME proponiamo un protocollo condiviso, ovvero un approccio multidisciplinare fatto dal medico estetico che valuta e fa una corretta diagnosi del tipo di patologia, insieme a un medico nutrizionista, se non lo è il medico estetico stesso, e uno flebologo, in modo da avere una diagnostica a 360 gradi di questa problematica. Ecco, che questo è importante. Verissimo, perché abbiamo visto che in realtà è una patologia vera e propria che può sfociare in altre patologie più importanti. Per quanto riguarda le terapie da effettuare in questi pazienti, per quelle che sono la cosiddetta sindrome ossea ginoide, possiamo curarla e trattarla ripristinando e riarmonizzando la figura della persona, favorendo magari l'attività muscolare attiva di alcuni muscoli rispetto ad altri, sia con un'attività fisica personalizzata, sia con la famosa elettrostimolazione. Perché alcuni muscoli possono essere potenziati e si ha quindi un'armonizzazione della figura. Se invece sbagliamo e potenziamo un altro muscolo, abbiamo uno squilibrio, una disarmonia. Ecco, quindi è importante, come si ridiceva anche prima, di essere seguiti da personale qualificato. Nei casi invece di adiposità distrettuale localizzata ci sono diverse tecniche. Tra le più innovative ci sono le cosiddette tecniche lipoclasiche, ovvero l'utilizzo di ultrasuoni che vanno in qualche modo a rompere le cellule di grasso e diminuire quindi il volume delle cellule di grasso. E quindi diminuisce anche il volume, quello delle gambe, in Bravissimo. Questo caso, del giro coscia, dell'interno coscia, dell'interno del ginocchio, insomma, per debellare anche quelle famose culotte de cheval che proprio non ci piacciono. Certo. Ecco. Poi ci sono anche tutta una serie di nuove metodologie che sono state accolte e confermate proprio dalla SIME. Certo. Vero? Parliamo anche di queste. Un'ultima tecnologia, per esempio, è la criolipolisi, quella che sfrutta l'attività del ghiaccio, mentre di ancor maggior interesse è la carbossiterapia, ovvero una terapia che viene fatta utilizzando un gas medicale, l'anidride carbonica, quindi un gas del tutto innocuo e non tossico. Può essere utilizzato anche in pazienti che sono un po' allergici a tutto, perché questo gas non ha problemi di tossicità. Quindi è molto sicuro, ecco. È un trattamento molto sicuro, viene fatto in ambulatorio attraverso delle micro iniezioni nella sede interessata. In genere una seduta dura circa 10-15 minuti, dopodiché la paziente torna normalmente alla sua attività fisica e lavorativa quotidiana.
assolutamente non invasivo e assolutamente anche ridotto, a tempistica ridotta, se certo. Così si può dire. Poi ci sono altri metodi, per esempio la mesoterapia. Sì, cos'è? La mesoterapia viene utilizzata tantissimo nel caso di cellulite vera e propria, quella che dicevamo prima, la PEF, la panniculopatia del tessuto adiposo, dove c'è proprio questo disfacimento del tessuto adiposo. Che cosa succede? In questo caso vengono utilizzati dei farmaci della farmacopea ufficiale, soprattutto farmaci vasoattivi o antiedemigeni, e vengono iniettati a livello del cute e sottocute e servono per avere un effetto drenante in questa zona. Un'altra tecnica sempre per la cellulite da utilizzare è sempre la carbossiterapia, in questo caso non fatta più in profondità ad elevato flusso ed elevate temperature, ma a livello superficiale con aghi ancora più sottili e più o meno alla temperatura di 37 gradi centigradi. In questo caso si fanno delle piccole iniezioni lungo tutta la gamba, sempre a livello ambulatoriale, e poi si torna normalmente all'attività lavorativa. Quindi anche questo trattamento che immagino dovrà essere fatto seguendo un protocollo, no? Di quelle certo. Sono le sedute che deciderà il medico di concerto con il paziente, dura pochi minuti. Poi ce ne sono anche altri, no? Dopo sì. Magari ne parliamo, perché c'è anche il massaggio connettivale, insomma, che è una giusto. Novità degli ultimi anni e che è molto importante. E non solo, lo faremo sempre con la nostra dottoressa Fini, perché qui siamo interessati, non so se l'avete capito, a capire quali sono i metodi, oltre che ovviamente l'alimentazione sana e un po' di movimento, che ci sembrano essere fondamentali anche per la riuscita di quelli che sono gli strumenti della medicina estetica, giusto? Verissimo. Ecco, anche questo è molto importante. Grazie alla dottoressa Fini. Io adesso invece mi sposto nuovamente al centro del nostro studio, riapro la pagina dedicata alle analisi della dottoressa Napolitano, che è una nutrizionista. E allora, dottoressa, quali alimenti bisogna prediligere per mantenere il nostro intestino il più sano possibile? E poi, qual è il corretto stile di vita, quindi dieta in senso più ampio, proprio a questo fine? Ma allora, come tipo di alimentazione e che alimenti prediligere sono moltissimi, si potrebbe davvero aprire un capitolo lunghissimo. Essenzialmente tutti gli alimenti che vanno a essere benefici per l'intestino sono quelli che presentano un'attività, un'azione diretta sul microbiota, che è quell'insieme di batteri che ci abita, che hanno popolato tutto quanto il nostro intestino e che fanno tantissime funzioni benefiche per noi. Gli alimenti che hanno un'azione diretta sul microbiota sono quindi le fibre, che presentano proprio, diventano un substrato per la crescita di questo microbiota e di questi batteri intestinali. Sono anche tutti gli alimenti che di loro presentano una quantità di batteri, chiamiamoli così, positivi, quindi tutti gli alimenti già fermentati. Detta così ci vengono in mente quelli che adesso troviamo sul mercato, che sono un po' esotici, diciamo lontani dalla nostra tradizione, che sono il kefir, il kombucha, il miso, che vanno benissimo, sono tutti alimenti fermentati che presentano al loro interno tantissimi batteri positivi che fanno bene al nostro intestino. Però abbiamo anche dei rimedi più nostrani, degli alimenti più tipici di queste zone, che sono semplicemente lo yogurt, che è un alimento fermentato ricco di batteri benefici, e i semplici crauti, che nessuno pensa mai come... I crauti, sì, i crauti. Nessuno li considera mai, ma sono effettivamente della verdura fermentata, ricca di fermenti lattici. Quindi perché sono tutti molto... l'associano forse all'hot dog. Esatto. Il problema magari è quella quello. Non è un'associazione che io consiglierei, però ecco, infatti. I crauti sono una verdura fermentata. I crauti di per sé sono proprio una verdura esatto. Che anzi... fa molto bene, quindi esatto. Attenzione quando fate le commissioni, non è detto che appunto qualcosa sia negativo in senso assoluto, è perché vengono associati infatti. A un cibo che fa parte del fast food non troppo salutare, esatto, se così si può dire. Sì, sì, sicuramente. Poi ovviamente ci sono tantissimi altri cibi, in primis anche citerei l'acqua, che è un alimento talmente banale che lo dimentichiamo così spesso, ma in realtà se noi non beviamo a sufficienza il nostro intestino soffre tantissimo. Pensiamo semplicemente che la parte finale del nostro intestino, che è il colon, è proprio quella parte deputata a riassorbire l'acqua per evitare di farci disidratare. Se noi non beviamo a sufficienza ci ritroveremo con delle feci secche e quindi con difficoltà ad evacuare, con una bella stitichezza. Quindi l'acqua è davvero un alimento molto importante per noi. Un altro alimento che possiamo introdurre
altri alimenti, ovviamente ho detto le fibre, quindi tutti gli alimenti che contengono fibre, come possono essere anche i cereali integrali. Su questo una piccola parentesi, magari in tutti i cereali integrali che noi possiamo usare, in Italia ovviamente si usa moltissimo il grano per fare la pasta eccetera, magari prediligere almeno un pasto al giorno a basso contenuto di glutine o senza glutine non sarebbe male, visto che comunque la proteina glutine noi la consumiamo moltissimo nella nostra alimentazione, e mangiarne un pochino meno potrebbe fare un gran bene al nostro intestino, che se infiammato potrebbe avere dei problemi con questo tipo di proteina. Non in toto, quindi sempre evitare gli estremismi, non è da demonizzare per forza una molecola o un alimento, però certo, cercando di arrivare a un equilibrio alimentare, diminuire il glutine a favore di cereali che invece non hanno glutine, tipo il riso. Certo, sempre con un po' di consapevolezza, no? Perché consapevolezza spesso è quella che manca quando c'è questo approccio che va un po' a mode, a diffusione. Sì. Grazie alla dottoressa Napolitano, torno da Tiziano che sta continuando a effettuare sulla nostra modella di oggi il massaggio californiano, che abbiamo capito che ha un'interconnessione fortissima con i benefici che ne derivano per la nostra mente proprio, no? Esattamente. Più che per la nostra mente, direi proprio a livello biochimico, per le emozioni, letteralmente. Come dicevamo prima, la mente tende ad azzerare l'attenzione che porta su se stessa e tende a percepire tutto ciò che avviene intorno esclusivamente attraverso il tocco, dando un ottimo beneficio a tutto quello che è il sistema nervoso, quindi tutto quello che è il rilascio di sostanze biochimiche all'interno del nostro organismo. Ecco, quindi è molto importante. E allora vediamo come si effettua a grandi linee il massaggio californiano. Ricordiamo che anche quando si tratta di massaggi è importante andare a riferirsi a persone che sono qualificate per effettuare massaggi, perché anche lì non sono medici certamente, ma si va a toccare il corpo. Assolutamente, sempre rivolgersi a professionisti qualificati del settore. Ecco, allora spiegaci un po' questo massaggio, va? Per quanto riguarda il massaggio in sé per sé, come potete vedere, il tocco è estremamente delicato. Questo proprio per andare a risvegliare tutte quelle che sono le terminazioni nervose della pelle. Quindi andiamo letteralmente a risvegliare tutte quelle che sono le percezioni e le attenzioni, ritrovando anche una consapevolezza corporea di se stessi. Tutto questo può avvenire, in tutto questo può avvenire, possono avvenire anche degli sblocchi emotivi, letteralmente. Magari situazioni che ci hanno letteralmente chiuso nei confronti della vita, nei confronti di noi stessi, situazioni che magari non derivano nemmeno da noi, ma che derivano da persone che vivono intorno a noi, pensieri che magari non vengono nemmeno dalla nostra mente, ma che ci sono stati inculcati da persone che sono le nostre vicinanze. Basti pensare a delle affermazioni come, per esempio, no, guarda, non ce la puoi fare. Un'affermazione del genere su determinate persone può comunque avere degli effetti a livello psicologico ed emotivo anche abbastanza importanti. Certo, come tutte le cose, tutte le problematiche che si possono presentare, c'è sempre un fattore endogeno, quindi che viene da dentro, ma ci possono essere anche diversi o più fattori, o anche uno soltanto che invece è esogeno e come tale proviene dall'esterno. Per avere il miglior beneficio possibile a lungo termine, per quanto riguarda questo massaggio, quanti ne dobbiamo fare? Non c'è un numero prestabilito, volendo se ne potrebbe fare anche 6 a settimana. Quello che io suggerisco di fare per quanto riguarda questo particolare trattamento è associarci accanto a un percorso magari prescritto da un professionista, da uno psicoterapeuta, per capire effettivamente come poter andare a sbloccare e risvegliare tutta una serie di emozioni che magari sono bloccate dentro la persona che si va a trattare. Molto bene, grazie Tiziano, continua pure il tuo lavoro, grazie per averci spiegato i benefici e un po' anche la storia di questo massaggio. Ti volevo fare una domanda, tu cucini, ma tu bruxi? Bruxi? No, no, bruxi io no? Bruxavo. Ah, tu eri uno di quelli che... Sì, poi come hai fatto? Non ce lo dire che adesso con la dottoressa Palomba scopriamo se hai fatto bene o se hai fatto male, se hai peggiorato o migliorato più o meno consapevolmente. Non bruxo più. Bruxavo quando ero piccoletto.
Piccoletto, vai, vai piccoletto, va. Allora, dottoressa Palomba, come vede, insomma... Beh, ma se lo faceva quando era piccolo... è considerabile. Ah, non è considerabile. Ciò che avviene nell'infanzia non è considerabile. Molto bene. Per stavo rispondendo, cose. Allora si vede che è più sereno. Poi mi ha detto non nell'infanzia, allora ho detto no. Stava per rispondere così. No. Allora... Parliamo un po' invece di quelli che sono i metodi per affrontare il problema del bruxismo. Allora, che cosa dobbiamo fare? In primo luogo sicuramente l'uso del bite, quello è fondamentale per non rompersi i denti, per non rovinarseli nel corso del tempo. Chiaramente il paziente continuerà a bruxare la notte, quindi servirà il bite soltanto per ammortizzare il carico, ma l'osteopata, il compito dell'osteopata è quello proprio di andare a detendere tutta la parte muscolare, quindi l'ipertono che si può sviluppare a carico della muscolatura cervicale. Noi andiamo a trattare per esempio i masseteri, anche gli pterigoidei, tutta una serie di muscoli che sono coinvolti nella masticazione. Andiamo a trattare come osteopati le suture craniche, perché facciamo un lavoro un po' particolare, andiamo a stimolare più la parte parasimpatica, quindi ad aumentare, diciamo, il sistema, il lavoro del sistema parasimpatico a discapito del sistema simpatico. Quindi il compito dell'osteopata è quello di proprio ripristinare i meccanismi neurofisiologici che poi sono alla base del bruxismo. Qualora questo non bastasse, decideremo anche con il dentista la strategia migliore da effettuare. Sicuramente se il paziente continua ad avere particolari disturbi è bene che faccia delle terapie alternative, quali la terapia psicologica può essere sicuramente di supporto se c'è un problema che non si riesce a risolvere, oppure noi consigliamo la cosiddetta igiene del sonno. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire avere sempre gli stessi orari prima di andare a dormire, darsi dei tempi, degli orari, non... perché questo può anche andare a dormire in orari diversi, diciamo, porta a uno sconvolgimento del nostro bioritmo. Certo, comunque sia uno squilibrio. Esatto, uno squilibrio. E evitare tutte quelle cose quali tè, il caffè, il fumo di sigaretta, che sono delle sostanze eccitanti. Sicuramente quelle prima di andare a dormire, no, anche nelle prime 5 ore prima di andare a dormire si devono assolutamente evitare. E poi, qualora questo ancora non bastasse, ci sono altre cure, l'agopuntura, o si può ricorrere anche a dei prodotti naturopatici, quindi rivolgersi anche, però sicuramente la terapia deve essere svolta dal dentista e poi da tutte queste figure olistiche di riferimento. Quindi anche qui è un approccio a 360 gradi. Esatto, sì. Grazie alla dottoressa Palomba. Invece riapriamo la pagina dedicata all'ortopedia, traumatologia di quello che è l'arto superiore. E dottor Checcucci, con lei affrontiamo la terza patologia di quest'oggi, che è diffusissima peraltro, perché chi non ha mai sentito parlare della sindrome del tunnel carpale? E allora il dottore adesso ci spiega veramente con scientificità quello che rappresenta, quello che è, anche perché colpisce diversi soggetti. Certo. Allora, parliamo stasera del tunnel carpale perché ci sono delle novità per quanto riguarda il trattamento e poi che poi vedremo. Per quanto riguarda la sintomatologia, sostanzialmente il tunnel carpale inizia con un formicolio notturno, il paziente si sveglia più volte la notte scuotendo la mano e poi finalmente dopo una settimana, un mese, due mesi decide che forse non tutto funziona bene. La diagnosi si fa semplicemente, si fa per dire, con un'elettromiografia. Anche in questo caso ovviamente non tutti i neurologi, diciamo, riescono a effettuare una diagnosi corretta o affidabile poi per il trattamento. Quindi anche in questo caso l'equipe di cui facevamo riferimento prima risulta essere fondamentale. Parlare quindi lo stesso linguaggio, il medico di famiglia manderà ovviamente al neurologo per fare l'elettromiografia al paziente, poi il paziente verrà dal chirurgo, ma il chirurgo deve capire, deve riuscire a interpretare l'elettromiografia. La diagnosi quindi viene effettuata prima possibile. Il trattamento può essere semplicemente un riposo, una prescrizione del riposo, certo, una indicazione ai tutori,
oppure all'infiltrazione con cortisone. Laddove invece la sintomatologia non dovesse recedere, oppure magari dopo un periodo in cui il paziente sta bene, recidiva, allora abbiamo la possibilità di effettuare l'intervento chirurgico. Eccoci. È proprio qui che sta la novità. Fino adesso il tunnel carpale veniva effettuato con un taglio, diciamo, nel palmo della mano. L'idea, diciamo, è quello di aprire un legamento che si chiama legamento trasverso, che appoggia, che pigia, che comprime il nervo e quindi causa tutta questa sintomatologia. Adesso invece esiste una tecnica nuova che è quella endoscopica, cioè facciamo invece del taglio classico a livello del palmo della mano, lo facciamo molto più piccolo e a livello del polso, che è un'area meno delicata, non di appoggio, e quindi da un punto di vista poi anche del recupero è sicuramente migliore. Per esempio, nella tecnica tradizionale, dopo l'intervento noi utilizzavamo stecche, tutori, quindi il paziente per 15 giorni, comunque anche con una sintomatologia ridotta per quanto riguarda il dolore, doveva portare comunque la stecca. Quindi nuovamente pensiamo alla signora o la signora che lavora in età lavorativa, non può recarsi a lavorare, tanto per dire, fare un esempio banale, cioè per 15 giorni almeno deve rimanere in casa dalla malattia. Nel caso invece si riuscisse a fare il trattamento endoscopico, il paziente se ne va senza indossare né stecche né tutori e può effettuare tutti i movimenti, banalmente guidare, banalmente utilizzare il mouse. Quindi un paziente che deve tornare velocemente alle proprie attività lavorative lo può fare. Ovviamente il taglio, seppur piccolo, è sempre presente, quindi bisogna stare un po' attenti per i primi 10 giorni di non sporcare e non bagnare la mano, e anche evitare gli sforzi, ma non tanto perché ci sia il pericolo di dover rioperare, semplicemente perché tende magari a gonfiare la mano e quindi si consiglia al paziente di non sforzarla per i primi 15 giorni dopo l'intervento. Però ecco, l'intervento di per sé fatto in via endoscopica determina un recupero molto molto più rapido delle funzioni normali e quindi anche delle attività lavorative, se vogliamo anche quelle sportive. Ecco, starò passando le immagini, ora non sarà così facile da interpretare, però abbiamo la telecamera che vede da sotto, ecco, il legamento trasverso. Nella chirurgia tradizionale lo tagliamo, lo apriamo dall'esterno, quindi si taglia prima la cute, i muscoli e poi finalmente si arriva al legamento. In questo caso invece passiamo sotto la pelle, sotto il legamento, il nervo è da una parte, adesso non lo vediamo, ma si apre il legamento da sotto, quindi non è necessario assolutamente aprire muscoli e pelle, quindi tutto rimane integro. È sicuramente molto meno invasivo rispetto assolutamente, all'altro ambulatoriale. Quindi, considerando che la sindrome del tunnel carpale è diffusissima tra i più svariati soggetti, tra chi proprio fa un particolare di lavoro dove fa uno sforzo, ecco, proprio nel tunnel carpale, anche alle donne in gravidanza, pensiamo, no? Che magari hanno un aumento della ritenzione idrica e quindi si trovano a soffrire di questa patologia. Grazie, complimenti per il vostro lavoro di equipe, perché noi a Tada siamo particolarmente affezionati al lavoro di equipe, anche noi siamo un bel lavoro di squadra, come dico sempre io. Dottoressa Napolitano, certo un'altra squadra, si capisce bene, ma insomma sempre di equipe si tratta. Dottoressa Napolitano, abbiamo parlato prima del ruolo fondamentale del microbiota, dell'attenzione che dobbiamo porre naturalmente nella nostra alimentazione. È vero che si può riequilibrare l'intestino con l'aiuto della fitoterapia? Allora, sì, un bel capitolo questo. Da una parte, come erborista, visto che la mia prima laurea era in erboristeria, sono molto affezionata al tema. Dall'altra metto appunto tanti paletti, perché bisogna fare molta attenzione, un po' perché, come quello che si diceva per i cereali prima, siamo passibili di molte mode in fitoterapia, e un po' perché non esiste la sostanza che è la panacea di tutti i mali, che va bene per tutti quanti. Quindi le indicazioni fitoterapiche per i miei pazienti sono sempre ad personam, non sono generalizzabili in nessun caso.
E ultimamente, come rimedi fitoterapici che mi trovo io a utilizzare in studio, sono i gemmoterapici, che all'inizio erano visti dalla comunità scientifica in una maniera un po' strana, perché comunque si assimilavano a quello che era un po' l'omeopatia. In realtà poi tramite la Federazione Erboristi Italiani sono stati fatti diversi studi clinici che hanno dimostrato l'efficacia di questi gemmoterapici, che invece di partire da estratti della pianta puri e semplici come sono le tinture madri, partono da una parte che è detta meristematica, quindi è la parte che sta crescendo della pianta, che ha un'azione un po' più dolce, è come se non si sostituisce alla funzione corporea ma invita il corpo a effettuare un cambio e quindi a riportare un equilibrio in una maniera molto più dolce, diciamo. Quelli che si utilizzano per l'intestino in particolare possono essere, perché poi sempre lì non si può dire per tutti, però possono essere il gemmoterapico di mirtillo rosso, che serve a sfiammare tutto l'apparato digerente e in particolare è molto attivo sul colon, oppure il gemmoterapico di noce, che può funzionare nel momento in cui c'è una disbiosi intestinale, ossia un'alterazione del microbiota, e quindi bisogna andare ad agire in una maniera più dolce, piuttosto che andare ad accanirsi sul germe, sul batterio che in quel momento sta causando la patologia che vogliamo andare a curare, che sta causando o sta approfittando della disbiosi. Con la gemmoterapia, col gemmo derivato di noce, si va ad aiutare l'organismo a sostenere questa situazione di disagio, insomma, e quindi a ricreare un nuovo equilibrio. Poi ci sono moltissime altre piante, ma si potrebbe fare una intera puntata dedicata solo alle piante per l'intestino. Bene, grazie dottoressa Napolitano. Brevemente torno dalla dottoressa Pini, un secondo soltanto, perché abbiamo lasciato il massaggio connettivale, lo spieghiamo in un minutino, perché ci manca solo quello. Allora, per tutte le pazienti che, diciamo, hanno paura dei trattamenti invasivi di aghi o altre sostanze, esiste un massaggio meccanico connettivale molto importante. Diciamo che ormai è un meccanismo consolidato da più di 40 anni, è un trattamento medico vero e proprio che utilizza la famosa tecnologia LPG Endermology. Come funziona? Praticamente, ormai, dicevamo, è stato... affermato da 40 anni, però tutti gli anni viene comunque implementato e quindi dà la possibilità di avere dei migliori risultati sempre. Certo, quindi, e deve essere effettuato, ha detto bene lei, da un medico, quindi. Sì, in una struttura comunque medica. Questo perché ormai da 20 anni ci sono numerosi studi scientifici, clinici, fatti soprattutto in Francia e negli Stati Uniti, che hanno dimostrato proprio l'efficacia di questo trattamento, di come sia 5 volte superiore, per esempio, a un massaggio linfatico manuale, oppure è stato dimostrato attraverso degli esami istologici veri e propri fatti su queste pazienti, come migliori l'attività del microcircolo, l'attività del fibroblasta e quindi come ci sia realmente un miglioramento clinico di questa patologia. Molto importante e che colpisce più o meno tutte le donne, sia falsa che vera, nelle due aspetti che abbiamo visto. Grazie dottoressa Pini. Ricordiamo che la SIME, cioè la Società Italiana di Medicina Estetica, prevede un elenco di quelli che sono i medici estetici abilitati ad effettuare dei trattamenti anche che riguardano naturalmente la tanto odiata cellulite, temutissima, che va curata tutto l'anno anche con l'alimentazione e con il movimento fisico. Ora diamo la linea a Duccio Del Lungo per la rubrica Mercafir Consiglia. A te Duccio. Ciao, ed eccomi anche stamani alla Mercafir per parlare della fragola. E stamani, per quanto riguarda le fragole, una vecchia conoscenza, Paolo. Ciao. Che ci fece vedere la Susina. La Susina, tanto tempo fa. Tanto tempo fa, io ero piccolo. Sì, ero piccolo, e che altro c'erano? E adesso allora guardiamo le fragole, le mitiche fragole. A me fanno proprio impazzire, proprio veramente. Per esempio stamattina io me le sono mangiate davvero, io me le metto tagliate a pezzettini piccoli piccoli con... lo yogurt, zucchero e limone. Zucchero e limone. Sono nello yogurt, con la panna. Mamma mia, è un frutto fantastico. Ed ora è il momento buono per comprarle e mangiarle perché costano. Perché sono convenienti. E queste sono bellissime. Queste sono sabrosa, qualità sabrosa. Come? Qualità sabrosa. Sabrosa. O candonga. Guarda ragazzi, guardate che spettacolo. Di la verità però, che sono buone.
pare, ma sono dolcissime. Infatti... Qui, oh, queste sono le focche con limone, non c'è nemmeno bisogno dello zucchero. C'è anche scritto di sopra, dolcissime. Ah. C'è bisogno di zucchero. Ascolta, come si fa a vedere se una fragola è buona? C'è un modo oppure si va a indovinare? Sistema migliore è assaggiarla, farsela assaggiare, sempre. Perché a volte sono belle ma sanno di poco. È vero. È vero? Sì, ma se sono italiane... Queste sono buone? Se sono della Basilicata, in questo momento sono le più buone. Queste sono italiane allora? Italiane della Basilicata. Della Basilicata. Cioè. Le facciamo anche noi in Toscana? Per curiosità. Sì, si fanno delle fragole nostrali, ma insomma il punto migliore è questo della Basilicata. Ah sì? Inverno, quindi ragazzi, in Basilicata... Inverno e le siciliane. E inverno e le siciliane, in questo periodo, le fragole buone le fanno in Basilicata. Oh Paolo, okay. Grazie davvero perché abbiamo visto la fragolina, io continuo a parlarne in studio, veramente buonissima. No. Allora, da Paolo, anzi qui dalla Mercafir, e con Paolo... È tutto per adesso, per la fragola. Ciao a tutti. Ciao. Grazie Paolo. Che buone belle fragole ragazzi, veramente erano buonissime, sarà che è un frutto che a me piace in particolar modo. E vi faccio vedere anche una foto di quelle che mi ha fatto assaggiare Paolo, che avete già visto abbastanza bene direi. Queste sono la varietà appunto Candonga, guardate che spettacolo. Fra l'altro le fragole sono anche molto usate nell'American Bar, lo voglio dire perché io avendo un passato da barman, ecco qua, questo è un classico cocktail fatto con le fragole, il Caipirosca alla fragola, io ero particolarmente bravo a farlo, anche perché poi mi piacciono appunto le fragole. Oltre a essere belle e buone, sono anche salutari perché hanno degli antiossidanti dentro che aiutano il metabolismo e aiutano anche a ridurre l'appetito. Inoltre, pensate, aiutano anche a controllare lo zucchero nel sangue, quindi possono anche prevenire il diabete. Per quanto riguarda invece le curiosità, pensate, e sempre per quanto riguarda il benessere, pensate che 5 fragole più o meno contengono la stessa vitamina C di un'arancia. Come sceglierle, anzi quando mangiarle? Questo è il periodo migliore, infatti sono andato proprio adesso alla Mercafir, la primavera, e come sceglierle? Devono... La cosa migliore sarebbe assaggiarle, come ci ha detto Paolo, ovviamente, ma non sempre si può fare. Allora dovete guardarle e vedere se hanno un colore bello rosso, vivido, uniforme, come questa qui, eccola. Più o meno devono essere così, e il picciolo deve essere bello attaccato al frutto, e così siete più o meno sicuri che sono buone e fresche. Con questa dritta purtroppo vi saluto, ma rimanete sintonizzati con noi poi su RTV 38 perché Tada continua. A questo punto io ripasso la parola a Francesca. Ciao a tutti da Duccio. Bravo Duccio, hai detto bene, Tada continua, dove in cucina, dopo la pubblicità naturalmente. A tra poco.